A Salerno il diritto alla salute non è garantito, questa è la presa di posizione di associazioni civiche e comitati, a cominciare dal Tribunale del Malato che questa mattina ha organizzato un presidio davanti alla sede dell'ASL di Via Nizza a Salerno. L'obiettivo è chiedere quantomeno il raddoppio delle USCA, un'unità assistenziale interamente dedicata ai bambini che frequentano le scuole e soprattutto prezzi calmierati per i tamponi. Il problema è cercare di ridurre le possibilità di contagio permettendo alle persone sospette o col Covid di poter fare i tamponi e di essere seguite a domicilio invece di andare davanti a una farmacia. Oppure 6 ore di coda davanti all'unica USCA che è rimasta. Non è possibile che dopo quasi 2 anni dall'inizio pandemia ancora i cittadini hanno difficoltà anche solo ad avere un'assistenza domiciliare, hanno ancora difficoltà a poter fare un tampone a prezzo peraltro giusto. Non è possibile che bisogna fare un molecolare privatamente con 50, 60, 70 euro. E quella appena trascorsa è stata una notte di allarme al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno, dove è stata riscontrata la positività di ben 7 pazienti. Stop alle prestazioni e chiusura dei reparti, compresa la shock room. Il presidio è riaperto in mattinata dopo che sono stati sanificati i locali e predisposto l'isolamento per le persone contagiate. Intanto il Covid continua ad uccidere. Agropoli piange la scomparsa di un 84enne. L'anziano, vaccinato e affetto da altre patologie, era ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.